caro Presidente, che come ben sai tutto quello che diciamo viene registrato e rendicontato, quindi sarebbe opportuno, così come avevo richiesto e gentilmente declinato dal Sindaco, di leggere le proposte con una certa attenzione e non con superficialità, perché negli atti non viene registrato quello che deve essere registrato. Volevo far presente su questa delibera, così come su quella precedente di Di Maso, dove non ho avuto risposte, che nelle carte che i consiglieri comunali avete agli atti, così come sulla Di Maso e compagnia bella, il vostro consulente, il dottore Iavarone, presente alla commissione, ci faceva notare che la proposta, leggo testualmente quello che ha riportato nel verbale il consigliere Mauro Ferrara, presidente della commissione, la proposta della società Delfinia rappresenta un debito conseguente a sentenza esecutiva emessa dal tribunale a definizione di un giudizio promosso dalla società Delfinia che chiedeva il risarcimento dei danni quantificati in 1 milione di euro ed asseritamente subiti in occasione alla gestione del complesso sportivo di via Michelangelo, precedentemente a quella attuale affidata alla società Alba Omnes. Il debito rientra nella fattispecie regolata dall'articolo 194,1, in quanto fondato su procedimento esecutivo. La società Delfinia a sua volta risulta debitrice nei confronti del comune di Casoria dei canoni allo stesso dovuti per l'ammontare di circa 600.000 euro a fronte della gestione del complesso per il periodo di circa 60.000 euro, glielo scusa, per il periodo di circa un anno, corrispondente alla proroga resasi necessaria attesi per funzionamento. Appare opportuno, dice il dottore Iavarone, appare opportuno contattare la società Delfinia allo scopo di procedere ad una compensazione dei rispettivi crediti. Vedete, anche su questo, così come Di Maso prima avete votato senza problemi, io sono qui per ricordarlo, per fare la fata cattiva, perché vi devo ricordare che ci sono queste cose, perché qualcuno può dire io non avevo sentito, io non lo sapevo, io faccio la fata cattiva, grido parlante, non lo so fare, lo faccio male alla consigliera Vigliano di 5 Stelle. E ve lo devo ricordare perché quando in commissione si dice una cosa del genere e si viene a portare una delibera del genere con un riconoscimento di un debito del genere, anche se è stata la vecchia amministrazione a farlo, i responsabili siete voi, perché voi in questo momento state procedendo sapendo che la Delfinia ci deve dei soldi. Quindi voi sapete che la Delfinia ci deve dei soldi, però lo stesso gli date il riconoscimento di un debito che prima o poi pagheremo quando avremo le coperture, perché i revisori, al di là di quello che hanno scritto, le coperture economiche non ci sono. Su questa delibera, anche su questa, mi allontano dall'aula. Grazie, sono interessato, c'è il consigliere Ferrara, chiedo un attimo di attenzione.